pendolari di mezza Italia bloccati per ore e ore e il ministro Salvini liquida la vicenda dando la colpa ad un chiodo. Ma che cos'è questo se non un governo ridicolo, Giorgia Meloni e suoi, piuttosto che tagliare le pensioni, la sanità, pensare al ponte dello stretto? Trovi il coraggio di tassare gli extra profitti delle banche e dell'industria delle armi.